Oh, avessi saputo del tuo arrivo, avrei cotto una torta e preparato una canzoncina per Mami Gage. Ottimo lavoro, Gage, è venuto proprio bene. Questo ci libera del problema guardia. Sai, credo che andrebbero a Ruba come gadget. Sei ritornato, vedo. Dove si va questa volta? Al tempio. Posso portarti là per 10 drammoi. Eccoci, attento a dove mettete i piedi! Il medaglione, cittadino? Gage, hai mai visto quei film sui gladiatori? Grazie. Tornate al traghetto, vi farò passare. Bene, la chiusa si sta svuotando. Andiamo! Atlantide è il più grande mistero della storia. Esistono centinaia di teorie che propongono la sua ubicazione in posti completamente diversi, come il Mediterraneo, l'Artico, l'Asia centrale, il Sud America, San Leandro, Bergamo Alta, Guadalupe, Pescasseroli. Secondo te hanno anche delle slot machine?
Dove vuoi che ti porti ora? Al mulino. Ti costerà 10 tramoi. Bene, ecco qua. Buona giornata. Bel lavoro, Gage. Ora che abbiamo sbarrato quel flusso d'acqua, possiamo entrare nel passaggio. Dopo di te. Gage, possono riattivare l'acqua in qualsiasi momento. E come se non bastasse, la tua cronotuta si può lavare solo a secco. La pedana al centro della stanza è un vero capolavoro. Questa stanza deve essere sacra, dato che la pedana è completamente adornata con teste di toro. Se proprio vuoi saperlo, e immagino proprio di sì, il dipinto è quello di cui parlava la venditrice di olio. Ci aveva detto che il Gelit fluttua nell'acqua alla quale dona le proprietà curative durante la cerimonia di iniziazione dei Templari. L'oggetto piramidale deve essere il Gelit. Padros, sono contento che abbiano deciso di mandarti. Sai, rivederti qui mi ricorda i vecchi tempi, quando eravamo degli iniziati. Prima che... Beh, io... avrei voluto avere il coraggio di essere al tuo fianco, invece di frenare la mia lingua e accettare passivamente il punto di vista dei Templari. Sono stato un codardo. O è un ottimo imitatore, oppure Saros è proprio Elliot Sinclair in persona. Da come è vestito, direi che è un personaggio importante da queste parti. Probabilmente qualcosa nel fatto di essere un Templare gli ha permesso di vivere per migliaia di anni fino al tuo tempo. Forse dipende dall'acqua. Sì, i loro punti di vista erano da isolani. Sì, e tu avevi proprio ragione. Il Gelit non appartiene ai Templari. Deve appartenere a tutti. Quale diritto hanno loro di decidere chi possa beneficiare e chi no dei suoi poteri risanatori? E nonostante il rischio che correvi, sei stato fedele ai tuoi ideali, benché avessi capito che significava perdere la sola opportunità per la quale avevi atteso tutta la vita. Opportunità? L'occasione d'entrare in comunione col Gelit.
scoprire se eri davvero degno del suo dono più prezioso, la vita eterna. Ma ora hai un'altra possibilità. Io non mi metterò in mezzo. Qui rinuncio al mio ruolo di guardia templare. Io non ne ho il fegato. Ma prima che vada via, avrai bisogno di questo. A me non servirà più. Cosa farai ora? Quando diventai un iniziato, credevo davvero di averne la vocazione. Ma ora mi rendo conto che non posso servire il mondo negando il Gaelith a chi ne ha bisogno. Mi è stato dato un dono e ora devo usarlo. Posso aiutare gli altri, promulgare gli insegnamenti di Madre Terra. I suoi benefici sono per tutti. Il tuo coraggio mi ha spinto alla decisione. E ora devo proseguire da solo per la mia strada. Buona fortuna, amico mio. Non è certo un orologio atomico, ma sembra un meccanismo per calcolare il trascorrere del tempo. Ecco cosa intendeva Moon quando parlava di un orologio. Vedi quei simboli che rappresentano il sole e la luna? Questo marchingegno tiene conto del loro movimento celeste. Sembra una pazzia, ma questo aggeggio funziona da calendario astronomico. Bella trovata, eh? Tutti gli orologi sono azionati da qualche forma di energia. Allora, dato che non vedo gabbiette con gli scoiattoli, suppongo che l'energia derivi dalla forza dell'acqua. Noi siamo la seconda generazione di Madre Terra, destinati a essere consumati dalla prima, il Sole e la Luna. Mentre i due nemici solcano il cielo e combattono per i doni della madre, il mondo trema al loro potere. Sappiamo che un giorno verranno insieme e causeranno la distruzione della nostra città, il Kalos Kalire. Pare che il sole e la luna siano parte integrante della loro mitologia religiosa. L'eclissi di sole e di luna rappresentano il giorno in cui i Sirolian e i Kutalas combatteranno su Atlantide distruggendola. Se gli Atlantidei credevano che gli alieni fossero degli dei, la divinità chiamata Madre Terra, che apparve prima dei Templari e che donò l'immortalità, deve essere Sosiqui. Il simbolo al centro del dipinto è il manufatto della vita, che i Sosiqui affidarono ai Templari.
Ottimo lavoro! Il tuo corso per corrispondenza di tecnico di orologi ad acqua finalmente è servito a qualcosa. Prendiamo la pietra e andiamocene. Energia sosiqui provenire da voi. Cosa avete trovato? Questo oggetto era conservato in uno dei templi. È questo il retaggio? Sì, questa è una reliquia degli antichi. Questo è il marchio. Le altre iscrizioni sono molto complesse. Cercherò di tradurle, ma la mia conoscenza del sosiqui è limitata. Tempo fa abbiamo scoperto alcune lingue antiche terrestri simili a un primitivo dialetto sosiqui. Questa è solo una parte del vero retaggio. Le iscrizioni citano 3 navi piamente guardate che contengono i poteri del retaggio. Questo è solo uno, ma Gage ci ha dato speranza. Hai trovato altri oggetti come questo negli altri 2 templi? No, ma non ho ancora finito le ricerche. Ho informato il Senato Mondiale della nostra indagine. Hanno interrotto la sospensione e ci hanno dato carta bianca per trovare il retaggio. Scusateci, ambasciatrice Gessela, ma secondo il protocollo TSA solo gli agenti possono stare in sala controllo. Capisco, commissario Baldwin. Se avete bisogno di noi, vi prego di chiamarci. Ci impegneremo al massimo per ritardare l'avanzata dei Kutanas. Dotun, voglio che esamini ogni molecola di questo oggetto e che confronti le iscrizioni con il nostro database. Servono informazioni. Temo di aver bisogno di un esperto per analizzarlo. Non voglio sembrare irrispettoso, signore, ma ne avete appena cacciato via uno. So bene su chi contare nei momenti di crisi. Gli unici di cui mi posso fidare sono i miei agenti. Richiamate Michelle. Lei è esperta di storie e lingue morte. L'agente 3 è un criminale e peggio, una traditrice. Ti ha catturato e imprigionato, ti ricordi? No, non ricordo. La mia memoria è stata cancellata. Ma è stata lei a portarci sulla strada giusta. Mettetela agli arresti domiciliari o quello che volete, ma richiamatela. Lei ci serve. Beh, io non ce la faccio da solo. Molto bene. La libererò. Ma se sgarra di nuovo, giuro che la seppellisco. Penso che vi sorprenderà. Tornerò quando avrò un altro di questi oggetti. Ah, volevo dirti. I Kutalas sono entrati nello spazio della simbianza. Ignorano gli altri pianeti, dirigono verso la Terra. È improbabile che le difese della simbianza possano rallentarle. Il tempo è il nostro nemico. Sono certo che tu qui sia l'unico impiegato. Tu sei come un guardiano notturno che passa di qui ogni tanto con un grosso mazzo di chiavi e si assicura che gli oggetti luccicanti ci siano tutti e siano belli lustri. Qui non c'è nessuno. Non chiedo certo un comitato di ricevimento, ma un minimo di apprezzamento non sarebbe male. Stiamo rischiando la vita! Cosa? Hai ricevuto una cartolina di auguri dall'agente 3? Ah, tu sì che sei una star, Gage.